Salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo fantasticissimo video in cui, come avete letto nel titolo, siamo finalmente nella beta di Anthem. Pazzesco ragazzi, veramente attesissimo. Tra l'altro è tipo la quinta volta che registriamo questo video perché ha avuto un sacco di problemi la beta all'inizio, nelle prime ore di gioco. Quindi finalmente si è stabilizzata e possiamo spiegarvi un attimino meglio e capire anche noi un attimino meglio quello che stiamo facendo. Decisamente. Allora, quinta, innanzitutto siamo in Fort Arsis, ovvero la torre, diciamo, di Anthem, che, come potete vedere, è un'area in single player. Infatti non vedete Laika, anche se è in squadra con me, ma appunto questa è un'area in single player dove ognuno potrà fare le sue scelte. Ora, prima di iniziare subito con la prima missione, vi faccio vedere quello che ho, diciamo, notato io. Ovvero, all'inizio, qua abbiamo un negozio di elementi cosmetici che in realtà però penso non possiamo... Infatti non è disponibile nella demo, sarebbero semplicemente appunto pezzi che possiamo poi usare nella fucina, che sarebbe questa cosa qua, che ci permette di personalizzare il nostro strale, sia per quanto riguarda l'estetica sia per quanto riguarda gli equipaggiamenti. Questo qua ora è il mio strale, che ho fatto adesso, mi piace abbastanza, ma è provvisorio ovviamente perché hai set base del ranger, qui abbiamo l'assetto e di qua abbiamo l'aspetto. Come vediamo ci sono già dei pezzi che possiamo sbloccare, però adesso non ci soffermiamo troppo su questo e direi di andare subitamente a fare la prima missione. A fare la mission. Quindi dirigiamoci subito nel nostro strale che si apre e noi abbiamo la spedizione, bam! Ci infiliamo come dei pertugianali. Allora, intanto qua vediamo la missione, appunto possiamo scegliere qui la missione, il livello di difficoltà della missione e avviarla. Siamo tutti pronti, quindi direi di avviarla subitamente. In questa prima missione dobbiamo andare a cercare una sorta di artefatto che è stato trovato da il nostro compagno Mattias, di cui ovviamente non sappiamo ancora praticamente niente per quanto riguarda storia e tutto quanto, ma di cui probabilmente scopriremo di più durante la campagna del gioco. Ok, eccoci qua nella... Dov'è raga? Raga, è questo tutto rosso? Allora, siamo arrivati. Secondo te? Scusa, è più forte di me. È bellissimo. Devi essere il primo arcanista a scoprirne uno dopo anni. Anni! Ho preso qualche appunto sui potenziali usi del collettore e... Ecco, perché allora non ti concentri su quello? In silenzio. Ok, essenzialmente quello che dobbiamo fare in questa missione è trovare questo collettore, che sarebbe una sorta di artefatto che è stato trovato da Mattias, che si definisce un arcanista. E partiamo subito con le prime meccaniche di gioco. Innanzitutto vediamo che il volo, come già avevamo visto nei gameplay, è legato a questo sistema di surriscaldamento, grazie al quale, se vogliamo troppo, la nostra tuta si surriscalda appunto. E per raffreddarla dobbiamo passare in sorgenti appunto più fredde, come per esempio acqua, cascate o insomma cose che riescono a raffreddarci. Ora magari poi faremo anche un video dedicato. Adesso in questo primo video cerchiamo semplicemente di giocare. A me il sistema di voce di volo non piace tanto. Perché? Perché non mi sembra che offra tanto controllo. Abbiamo trovato uno strano. Cioè, come sensazione così. A naso mi fa un po' strano. Cioè, non mi sembra una di quelle cose che ti dà tanto controllo e ti fa. Oddio. Tocca trovare? Ah, sto cadavere. Allora dobbiamo. Ma mi spoilerò tutto. Ho sentito che possiedono un dispositivo in grado di soggiogare i costrutti del creatore. La scatola misteriosa. Possiamo usarla. Bisognerebbe sapere come attivarla. Nelle vicinanze c'è un accampamento del dominio. Forse potremo scoprirlo lì. Ok, dobbiamo andare all'accampamento del dominio, che si trova dove? Si trova fuori. Allora, una cosa... no, sta andando, continuiamo un po' questo discorso sul volo. Tu dici a naso? Sì, io dico che il volo, secondo me, oltre al fatto che bisogna spostarsi in un universo così grande, il riscaldamento è troppo veloce. Vai. E soprattutto il sistema di volo a me dà poca manualità. Allora, questo... Non riesco a controllarlo bene, sarà che mi dovrò un po' abituare. Io ho fatto adesso un po' di giri per abituarmi. Ah, ma ho capito una cosa, se tu... Cioè, se tu mentre voli con la levetta avanti, con la levetta sinistra, spingi in avanti, vai molto più veloce. Okay, io nel frattempo sto raccogliendo questi materiali che si trovano per terra, che non so minimamente a cosa servono, però potrebbero essere utili. E comunque dicevo, io ho fatto qualche giretto prima che Raika arrivasse, quindi ho preso bene o male un po' la mano con alcune meccaniche di gioco. E in realtà la cosa del raffreddamento del volo
è molto scomoda solamente quando si surriscalda, nel senso che se tu voli e magari, non lo so, ti butti in un lago, in una pozza d'acqua, in una cascata, prima. Oddio, sto nuotando. Oddio, no, che ansia, raga, io c'ho tipo paurissima delle profondità. Via, 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 sali. Mi si fa salire. Ah, è vero, cosa non ho ancora visto il volo, il nuotare, io non ho ancora visto. Dicevo, Tra l'altro non il... so come mai, ma ho sbloccato l'abilità, quella che è presente, quella difensiva, no? Questo c'è lo stormo. Ah, ma è nemico. Ah, è uno stormo nemico, carino. Questo alla fine c'è il PvP. della storia sappiamo ben poco. E per quanto riguarda le meccaniche, visto che ci sono questi affari per terra, vi dico subito quello che ho capito, ovvero che queste cose servono per la vita e ci recuperano appunto la vita della corazza, mentre queste sono munizioni. E dicevo comunque, per il volo l'unica scomodità è il fatto che quando si surriscalda ci mette un po' poi a raffreddarsi, però se noi iniziamo subito a, diciamo, raffreddarci prima che il surriscaldamento sia completo, ci si surriscalda molto molto rapidamente, ci si raffredda molto molto rapidamente e alla fine le meccaniche diventano abbastanza semplici. Ok, allora penso che possiamo attuare il nostro primo attacco tutto furtivo e possiamo decidere se farlo furtivo o meno. Dobbiamo distruggere questo accampamento del dominio e lì abbiamo una torretta grossa e tanta gente. Ecco, Raika ha optato per il non furtivo. Ah, è vero. Fino a questo punto direi che andiamo a... C'è la rigenerazione limitata, ovvero sarebbe il rientro limitato. Essenzialmente. E bisogna un attimo Allora, vendiamo prendere questo gioco mano. adesso, Intanto mi... buttiamo giù la torretta. Ecco, una super quad del guardiano sarebbe molto molto utile. In realtà le abilità del guardiano, da quello che ho capito, sono più utili per quanto riguarda il danno piuttosto che magari la pulizia, perché la granata alla fine ha un'area di impatto Realtà... abbastanza limitata. Insomma, tanto limitata a me. Beh, Bella insomma, ampia. per uccidere troppa gente non è utilissimo, mentre il razzettino è prettamente un'arma da precisione. Tanto qui abbiamo tutte le torrette. Però manca. Ci sono dei tempesta, come cacchio li uccidiamo? Non gli faccio niente ai tempesta così. Bam. Aia. Ok. Allora, bisogna un attimo capire le meccaniche di gioco perché non sembrano per niente semplici. Ottimo. Elimina il dominio, dobbiamo distruggere l'ultima torretta che sta... Dove sta? Ok. Quindi Fine del generazione demenso. limitata. Adesso dobbiamo seguire il nostro amico radar per vedere dove andare. Ovvero qua. Che Credo che uno dei casino. sigilli sia qui dentro. Un momento, è protetto dal dominio. Aspetta mentre decifro. Ok, quindi semplicemente dobbiamo controllare la zona. Comunque, parlando un attimo in generale della demo, mi sembra in realtà che ci siano stati molti molti problemi per quanto riguarda l'aspetto tecnico, non più tanto del gioco quanto dei server, perché veramente hanno fatto un casino atroce. Non si riusciva a entrare per tipo ore, 2 o 3 orette, non si è riuscito a entrare, poi entravi, c'è stato il problema che ti buttava fuori caricamenti infiniti. Ma Questa anche veramente era ora penso che una l'abbiate cosa visto. aspettata, però non gradita. Ma no, vabbè, sì, effettivamente è stato un po' di casino da parte della gestione dei server, fondamentalmente. Visto che c'è la barriera difensiva, tu mettila. Magari qua dove sono io. Ah, non ho sentito Ecco un quella sigillo. parte. Ora trova l'altro. Invio la posizione di un altro Ok, accampamento abbiamo preso nemico. un sigillo, ci prendiamo tutte le munitions. E andiamo subito al prossimo accampamento che sta dall'altra parte. E vediamo intanto qui la distinzione tra i nemici del dominio e le bestie del caos che abitano il mondo di Anthem. Quindi penso che questo sarà un aspetto che approfondiremo parecchio all'interno della trama. Scorpioni schifosi. Però questi cali di frame continui mi danno un po' fastidio. La dobbiamo comunque considerare che questa è una beta, quindi c'è una demo, quindi ci sta che tutto l'aspetto tecnico non sia al massimo.
Ora io qui farei una bella super perché c'è talmente tanta gente che... Ui! Ui! È arrivato lassù. Buongiorno. Ok. Aia, mi hanno congelato! Salvo io. Anzi, guarda. Fai un bel baluardo difensivo. Bravissimo. Vabbè, comunque ci si abitua abbastanza alle meccaniche di gioco alla fine. Bisogna giusto prendere un attimo la mano con tutto l'aspetto dei danni elementali, delle combo. Ah, quello io insomma, non ci sto prendendo minimamente diventare un minimo, diciamo, esperti. Ci prendiamo vita, munizioni e tutto e andiamo a cercare il nostro secondo skill. Ora ragazzi, non so nemmeno come verrà strutturata questa demo a livello di video, perché già comunque stasera stiamo giocando abbastanza, quindi magari vedrete due video diversi, non so. Una cosa che è utilissima è sparare a piccole raffiche. Ah, è vero, perché l'area di impatto rimane molto molto più piccola. L'area di diffusione dei proiettili. Torniamo quindi nella camera del collettore e penso che dopo di qui sarà finita la nostra prima missione. Non so se sarà anche l'unica per quanto riguarda la beta, ma comunque avremo sicuramente il gioco libero disponibile. Ecco, una cosa che mi dà abbastanza fastidio è il fatto che in zone come questa, per esempio, in cui bisogna entrare in questa caverna, ci sia un caricamento proprio separato. Cioè che ci interrompa la schermata di gioco, ci faccia il caricamento e poi ci faccia respawnare dall'altra parte. Mi dà abbastanza fastidio, leva un po' quel senso di open game che dovrebbe essere appunto un mondo del genere. Di open world, scusate. Occhi aperti, il dominio deve essere nei dintorni. Aiuto, qui abbiamo dei bersagli da uccidere, ovvero il titolo del dominio. Ecco, io camera giocherei un attimino stealth perché ho paura che siano... Ah no, non è vero. Sono semplicemente tre tempeste. E aspetta, quindi io farei... Io la super. Anch'io. No, sono scansato. Vieni, io ho fatto tipo niente. Vedete che sbloccheremo questi tempesta, perché cioè adesso li vediamo proprio come dei nemici a tutti gli effetti, aia. Ma perché anche il dominio qui... usa gli strali, no? Già. Io qui ho trovato un oggetto non comune. Sto morendo. Devo capire come fare a levarsi il folgoramento. Sembravano confusi, ma ora basta parlarne. Dobbiamo andare avanti e capire come prendere il collettore. Ma non è finita, missione, è finita. No. Collettore individuato, ma è protetto da una sorta di barriera. È collegata a tutta la struttura dei creatori per qualche ragione. Devi interrompere il collegamento prima di poter rimuovere il collettore. Devo interrompere il collegamento prima di poter rimuovere il collettore. Allora, io vado a destra. Cioè, che duro fa? Interagisce. Easy. Ah, dobbiamo fare... Ah, un enigma, tipo. Dobbiamo fare, penso, lo stesso colore. Ce l'ho verde. Io ce l'ho viola, metti viola. Carina sta cosa degli enigmi, non me l'aspettavo. Sperando che si evolva anche per bene. Ma non c'è nulla. Come cavolo l'abbiamo fatto? Il collettore è fragile e pericoloso. Probabilmente, già. Va bene, penso sia un bug. Ce l'ho. Non riesco a crederci. Ce l'abbiamo fatta. Ci vediamo presto. Ah, easy, ok. Missione completata. Abbiamo finito la missione. La spedizione finisce tra un secondo. Ok, ma un attimo d'avvertimento. Ok, spedizione completata. Vediamo un po' tutte le nostre ricompense. Chi è il terzo? Io non lo conosco quel tipo, va bene. Abbiamo preso la medaglia del legionario soldato, che non so cosa serva. I punti esperienza, ovviamente tutti quanti. Penso sempre gli stessi. No, io ne ho presi. Ho preso più medagliette io. I punti alleanza, Riccardo ce n'è di più, posso perché... Posso riarmi. Ok, è vero. Abbiamo sbloccato un sacco di cose, ovvero un fucile a pompa, un lanciagranate, una mitragliatrice leggera, un fucile d'assalto e una pistola mitragliatrice. Ottimo. Ok, portiamo quindi questo collettore a Mattias. Ovviamente ragazzi, adesso che vediamo un attimo la parte più grafica del gioco, vi ricordo che questa comunque è una demo, quindi le caratteristiche tecniche sono nettamente più basse di quelle che dovranno essere poi quelle che vedremo in gioco. Speriamo almeno.
Mi si è annerito Mattias, ok. Ciao, ciao, ciao. Il collettore. Ah, interessante. Lo immaginavo più grande. Dicono sempre così. Ora ci divertiamo. Forse. Ok. Sì. E questo è... Ecco. Ok. Premi quello? Sì, provi ad uscire. Premi ancora. Sbaglio o non succede niente? Ok, calma, calma. Vediamo. Sì, è qui. Già, le connessioni sono a posto. Ah, ok. Ecco fatto. Una vecchia tecnica. Funziona sempre. Mattias, ma questa è nuova. Incredibile. Giù le mani. Che è successo? È stato il collettore. La sua funzione è di accumulare o moltiplicare. Oh, e ci ha moltiplicati? È una tale scemenza. Ehi, ehi, non ci ha moltiplicato. Tu sbraiti, io no, e lui ci ha diviso in tre, ecco. Divisione. Certo, è la funzione inversa di un... Il collettore vi ha diviso. Non mi piace. Fisico moltiplicato, psiche divisa. E cioè una personalità scissa in tre. No, no, no. Non è ciò che doveva fare il collettore. Dobbiamo rimediare. I soldati del dominio e le rovine erano tre. Il collettore ha diviso anche loro. Tre soldati del dominio? Lo stesso soldato? Non lo so. Dobbiamo scoprirlo. Bene. Ci servono informazioni. Ehi! Intanto noi che facciamo? Evitate guai. Guaio è il mio secondo nome? No, è Eril. Dai, basta. È Eril. Andiamo. Hai ragione. Oh. Interessantissimo. Cioè, ci sono tre Mattias adesso. Indaga sugli effetti del manufatto di Mattias. E abbiamo un'altra spedizione che però io penso che potremmo fare in un altro video. Quindi, ragazzi, direi che per questo episodio può anche essere tutto. Episodio, per questo video della beta può anche essere tutto. E intrigantissima sta cosa che li ha divisi. Quindi sembra che ci sia anche una componente abbastanza importante per quanto riguarda la campagna. Quindi ragazzi, io penso che se vi è piaciuto, lasciate, commentate, condividete, tra l'altro tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che sia tantissimo. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione. È anche del bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!